Allora, siamo al completo, è arrivato anche l'assessore regionale al bilancio Renato Di Gioia, possiamo iniziare questo dibattito, questa interlocuzione stasera. Si parlerà di civismo, si parlerà di questo movimento slegato in qualche modo dai partiti che non si riconosce ad oggi in essi e che sta cercando di farsi strada in qualche modo, di capitalizzare tutte le risorse che in Puglia ci sono, perché risorse in Puglia, guardate, ce ne sono tante. Un terzo, il dato mi è stato riferito dalla vicepresidente della provincia Rosario Kusmai, il dato in Puglia è di 80 amministratori civici, dove per civico intendiamo appunto chi non è legato ad alcun simbolo di partito a prescindere dalle provenienze politiche, che sia di centrodestra, di centrosinistra, che siano neutri, nel senso che abbiano appena iniziato la loro esperienza politica. Le ultime elezioni amministrative in provincia di Foggia e anche le ultime elezioni provinciali hanno consegnato una cartina geografica profondamente mutata. Ci sono tre realtà molto grandi che sono appunto Cerignola, da dove si parte questa sera, c'è Lucera con il sindaco Antonio Tutolo, c'è San Severo con il sindaco Francesco Miglio, che hanno in qualche modo rivoluzionato il panorama politico. Perché? Perché questi grandi centri oggi non sono governati dai partiti politici così come li abbiamo sempre intesi, o comunque gli amministratori di punta non appartengono a partiti politici, ma appartengono appunto a questo movimento civico, a questo civismo di cui tanto si parla e che è considerata ad oggi la forma più autentica di avvicinamento al territorio, di risposte alle istanze di comunità, in un momento in cui i partiti sono completamente, lo diciamo, delegittimati. È un momento di profondo cambiamento, è un momento di caos a livello nazionale, i corpi intermedi fanno sempre più fatica a riconoscersi nei territori, a rispondere alle istanze di una comunità, ed ecco che gli amministratori in qualche modo, che diventano il front office delle comunità e che le risposte le devono dare, scelgono la via della, a volte della separazione per chi ha avuto delle esperienze precedenti, a volte della nascita da autodidatti e quindi senza simboli di partito. Dicevamo che il numero è molto grande, sono circa 80 gli amministratori in Puglia, poi ce lo diranno meglio loro, però quello che vogliamo capire questa sera è che cosa significa questo, cioè che cosa significa questa serata, posto che abbiamo questi numeri che sempre più amministratori diventano, si riconoscono nel civismo, che è una realtà che in qualche modo non si può più sottacere, i partiti farebbero bene anche ad attenzionarli, i partiti nel senso tradizionale. Che cosa accade questa sera? Se si pone una prima pietra di qualcosa, se nasce un cantiere, se nasce una rete, se è il tentativo di capitalizzare tante risorse e di poter fare anche fronte comune per quelle che sono le questioni del territorio. Allora, ne parliamo con il sindaco di Cerignola, Franco Metta, con il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, con il sindaco e presidente della provincia, sindaco di San Severo, Francesco Miglio, con il vicepresidente della provincia, Rosario Kusmai, e con l'assessore regionale al bilancio, Leonardo Di Gioia. Partiamo dal padrone di casa. Leo, scusa. Allora, partiamo dal padrone di casa, Franco Metta. Si parte da qui, si parte da una realtà che forse per la prima volta è governata da una forza civica, e Cerignola che comunque è stata anche laboratorio politico e che vuole in qualche modo continuare ad esserlo. Qual è l'obiettivo, qual è il percorso, parte un percorso da fare con chi e per arrivare a che cosa? Innanzitutto benvenuti a tutti, benvenuti agli illustri ospiti, benvenuti a voi che avete riempito questa sala. Perché abbiamo voluto questo incontro? Perché attraverso esperienze assolutamente autonome, assolutamente individuali e assolutamente tipiche di ciascuna delle realtà comunali che vedete rappresentate a questo tavolo, abbiamo nelle scorse amministrative avuto questo sorprendente, forse per qualcuno, per me no, risultato, che cioè le maggiori città della provincia di Foggia sono governate per la prima volta nella loro storia da movimenti che hanno un'estrazione civica.
Ovviamente questi movimenti si stanno misurando ora con l'attività amministrativa ed è l'unica verifica che io ritengo meriti credito e attenzione, è quella del rapporto fra queste nuove amministrazioni e le comunità che si sono a loro affidate per la gestione del territorio e per la gestione del loro futuro. Mi è parso necessario mettere in rete queste esperienze, riunire attorno a un tavolo le varie espressioni per cercare di capire se questo fenomeno del civismo in grandi città della Capitanata è una esperienza che durerà lo spazio di un mattino legata a una contingenza strettamente particolare, o se invece non è, come io sono assolutamente certo, la indicazione chiara, netta, della volontà delle nostre comunità di trovare a livello politico un interlocutore che non sconti tutti i difetti, i vizi, i limiti dei partiti politici tradizionali. Da qui il sottotitolo della serata: contro i partiti, senza i partiti o con i partiti. La soluzione che io propongo per primo, visto che il mio turno è quello iniziale, è quella con i partiti. I partiti non possono continuare ad ignorare questi fenomeni, non possono continuare a tenere la testa sotto la sabbia facendo finta che non esista la cicogna, che non esista il partito della pagnotta, che non esistano queste realtà civiche. Devono capire che con queste realtà si devono misurare. Noi civici dobbiamo partire dal concetto, almeno questa è la mia opinione, che non dobbiamo fare la guerra ai partiti, non dobbiamo contrastare i partiti, non dobbiamo fare a meno dei partiti, dobbiamo servire noi da supporto ai partiti, perché i partiti comprendano qual è il limite del loro rapporto oggi con le comunità e, prendendo esempio dai fenomeni civici più riusciti, possano adeguare le loro strutture, le loro interlocuzioni a questa nuova e forte esigenza di rappresentatività che i movimenti civici esprimono. Quindi la necessità di vederci, la necessità di discutere, la necessità di confrontarsi su questi temi, brevemente, ma credo di aver messo a fuoco, ad arrosto un bel po' di carne, e poi continuare questa serie di incontri, perché questa esperienza di Cerignola, come diceva giorni fa sulla stampa Rosario Cusmai, è una iniziativa che parte da Cerignola ma che si svolgerà in più tappe in tutte le città interessate, e poi vedremo se non ci saranno ulteriori occasioni per rivederci e per coinvolgere in questa rete di forte civismo anche altre città. Allora, io direi di passare la parola ai sindaci per affidare poi le conclusioni del ragionamento all'assessore Leonardo Di Gioia. Sono delle esperienze molto differenti quelle che stanno a questo tavolo, perché non nascondiamocelo, ci sono anche delle provenienze differenti. C'è chi ha provato a fare la politica all'interno dei contenitori tradizionali come partiti e non ci è riuscito, o comunque non ha condiviso a un certo punto il percorso. C'è chi invece nasce proprio come espressione del civismo, in completa antitesi rispetto a quelle che sono, a quelli che sono i partiti, e questa è l'esperienza di Antonio Tutolo, che si avvia, no, con l'esperienza della Pagnotta, il partito della Pagnotta, in profondo contrasto con quelli che erano i partiti che fino al momento, a quel momento avevano governato Lucera, e vince anche. Questa, insomma, è stata una grande è stata una grande rivoluzione, in qualche modo vince anche con percentuali bulgare in questo, in questa sua cittadina, e oggi forse il sindaco, che appare appunto di altri, sperimenta la solitudine del primo cittadino, soprattutto perché non c'è nessuna rete di supporto come invece può essere quella garantita dai partiti. Anche questa è la necessità che porta questa sera a stare seduti a questo tavolo, sindaco.
credo. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per avermi invitato e per aver ideato questo momento. Spero che possa nascere qualcosa di costruttivo, di importante. Sono certo che qualcosa di importante nascerà. Io non credo che i partiti possano essere una rete, o meglio, di supporto. A mio avviso li ho sempre visti come una rete, ma di quelle che imbrigliano più che ti danno, che danno supporto. E quindi io sono assolutamente, noi siamo assolutamente liberi come amministrazione da vincoli, da diktat, da suggerimenti su incarichi e su incarichi politici, ma anche, e lo sappiamo tutti, è inutile che ci teniamo intorno e ce le neghiamo pure queste cose, incarichi tecnici e queste, cioè queste pastoie qua a noi non interessano. Ed è forse questo il motivo per il quale poi la gente si è stancata di questi partiti, perché si assisteva in maniera stucchevole soltanto a discussioni appunto di carattere manco politico. Erano proprio delle vere e proprie spartizioni che avvenivano, erano lì che si ingessavano praticamente poi gli amministratori, e i problemi erano lì davanti agli occhi di tutti quanti e nessuno si preoccupava di vederli. Io credo che la positività del civismo, qual è stato, o meglio dei soggetti, perché poi quando parliamo con i partiti, senza partiti, io problemi con i partiti non li ho, non ho problemi al contenitore partito. Il problema magari ce l'ho con quelle persone che stanno nei partiti, con alcune persone che stanno nei partiti, perché insomma se tu sei una persona per bene, c'è una persona che ha un obiettivo che è quello di migliorare le condizioni di vita della comunità che vuoi amministrare, ben venga. Se invece hai dimostrato che sei nei partiti e sei nel partito soltanto per cercare tu un posto al sole, probabilmente io con te non ho proprio nulla a che fare, indipendentemente, cioè abbiamo un obiettivo che è completamente diverso. Quindi il problema non è con i partiti o senza partiti, il problema è chi sono le persone che vogliono impegnarsi. Se sono persone che hanno ampiamente dimostrato nel corso della loro esistenza politica che l'unica cosa che gli sta a cuore sono i propri interessi e sono proprio il proprio tornaconto, che possa essere personale o piuttosto che politico, io non ho nulla a che vedere, indipendentemente se hai una visione civica o partitica. E questo è il concetto che io vorrei. Poi secondo me l'intelligenza di coloro che si sono approcciati con un movimento civico, qual è stato? Ed è stato quello che secondo me ha convinto la gente, essere un po' più pragmatici, essere un po' più vicino veramente ai problemi della gente, essere un po' più attento. Perché? Proprio perché non si era distratti da altri obiettivi. Un esempio su tutti. Mi sposto su un livello forse anche troppo alto, però è giusto per fare, utilizzare una metafora. A livello governativo, faccio una piccola premessa perché non vorrei essere fraintesi, te lo dicevo poco fa al microfono, cioè, io sono assolutamente favorevole alle unioni civili, non ho problemi, però mi ha lasciato veramente di stupore il fatto che in questa nazione, dove ci sono un milione di problemi, ma veramente un milione di problemi, per 6 mesi la politica si è occupata soltanto di questa cosa qua. Cioè trovo la cosa pazzesca, cioè che i problemi di una parte assolutamente minoritaria, perché interessa una parte minoritaria di una nazione, debbano tenere in scacco una nazione intera per 6 mesi. Per questo lo trovo assolutamente fuori luogo. Ci sta il problema della sicurezza, ad esempio, che non è che è sentito, ma veramente preoccupa in maniera quasi asfissiante le persone, e sembra che non interessa a nessuno. Cioè questo significa che questi signori qua hanno perso il contatto con la realtà, probabilmente vivono in un mondo completamente diverso, non hanno la percezione di quelli che sono i problemi che la gente vive veramente quotidianamente. E quindi probabilmente i civici hanno più una percezione di questi problemi. Voglio sperare che sia questa poi la differenza sostanziale, perché sennò in cosa si tramuterebbe? Cioè faccio un altro esempio che può sembrare banale, può sembrare quasi una sorta
di mantra, di... ma se noi chiedessimo a tutti i cittadini italiani, no, faccio un esempio, dice, ma dobbiamo comprare quei famosi mega aerei da guerra, là spendendo tutto quel poco di miliardi di euro, o preferite che quei soldi là li investiamo, ad esempio, che ne so, nella sanità, giusto per citarne uno di problemi quotidiani, visto che dobbiamo quotidianamente essere alle prese con problemi di tagli, questo. Io sono convinto che il 99% degli italiani risponderebbero, pensiamo alla sanità, però guarda casa, chi amministra i soldi di questa moltitudine di persone, quindi della nazione, li utilizza diversamente. E questa è la differenza, secondo me, cioè non hanno la percezione di quelle che sono oggi le reali esigenze delle persone, i sentimenti veri, le paure, le preoccupazioni, il lavoro. La regione Puglia, ad esempio, hanno fatto qualcosa di meraviglioso, ma probabilmente lo doveva fare il governo, che ha anche più risorse, perché il reddito di dignità che è stato approvato dalla giunta, dal consiglio regionale, e di questo voglio ringraziare pubblicamente anche qui l'assessore presente, è qualcosa che a noi amministratori comunali, ma veramente quando andrà in vigore, ma ci facilita di molto, perché voi non avete idea di quanta gente quotidianamente noi dobbiamo ricevere, e gente che veramente, ci sono i professionisti dell'assistenzialismo, quelli là che non hanno mai voluto lavorare, pensano di campare in quel modo ed è un conto, ma io sto vedendo gente oggi che mai mi sarei aspettato di vedere lì a chiedere una minima opportunità. E quindi grazie veramente assessore Di Gioia per questa scelta che avete fatto, perché veramente significa iniziare a percepire quali sono i veri problemi della gente, della comunità, e anche di noi amministratori, che noi siamo quelli che stiamo davanti, in prima linea, e con una veramente capacità di affrontare questi problemi pari a zero, perché purtroppo, ahimè, fondi di bilancio non ne abbiamo. Beh, detta proprio in maniera brutale, noi come stiamo amministrando 30 anni di politica delinquenziale che ci ha preceduto, che ha combinato soltanto disastri, ha fatto guai, casini. Noi con molta passione, con molto coraggio, se devi dire, anche ci abbiamo messo la faccia, perché stanchi di vedere dove ci stavano portando, siamo riusciti a convincere la gente, però ahimè oggi è chiaro le condizioni dalle quali partiamo, di partenza, sono pessime, sono terribili, e non è che Franco Metta ha la bacchetta magica che i problemi degli ultimi 30 anni risolve in due giorni, cioè voglio dire, sarebbe stupido anche soltanto pensarlo. E chi vuole strumentalizzare politicamente queste cose qua, beh, certamente deve essere immediatamente redarguito, ma manco da lui, ma da voi, dalla gente, dai cittadini. Cioè questa è gente che ha combinato guai e casini e che non dovrebbe avere più la possibilità manco di fiatare. Cioè dovrebbero fare il nostro, figuriamoci se devono provare a minare cosa? A minare dei movimenti che, viva il Dio, sono nati per fare che? Per distruggere questi delinquenti e per cercare con tempo, con sacrificio, con passione, veramente a volte anche con scoramento, perché ti trovi quotidianamente da sotto la terra, ti escono, dici, ma qui sta lo stesso problema. Te li vedi da sotto la terra, in certi giorni quasi che veramente dici, ma non mi arrendo, no? Non so se vi capita a voi, perché non li immaginavi, dici, ma che non sapevi, certe cose, ma tutto quanto, no, ve lo giuro, ma non potevi manco immaginarli. Come vai a immaginare che 2 milioni di euro di bollette non le avevano pagate e che non ti staccano la luce? Se lei tu non provi a non pagare una bolletta o la paghi con 10 giorni di ritardo, ti abbassa la tensione, che si appicci un fiammifero e si suda la luce. Come se un fiammifero con un guasto corrente, già poi un guasto, però ci stanno qualche video che forse deve mettere a picci un fiammifero. Il comune accumula un debito di 2 milioni di euro tra gas, luce, cioè il palazzetto dello sport del comune di Lucena Franco è stato inaugurato nel 2008,
fino al 2015 non è stata pagata una sola bolletta di gas. Come cazzo hanno fatto a non togliere l'utenza? Cioè, io dico, i tanti cittadini di Cina che sono in difficoltà nel pagare le bollette, a quelli ce l'avete tagliato. No, al comune, pazzesco. E quindi mi ritrovo 2 milioni di euro di parcelle ad avvocati non pagate. Cioè non hanno mai pagato il bugare. E questo è grave. Imperdonabile. Cioè, alla fine voglio dire, è come le immagini di queste cose. È chiaro che oggi devi ripianare. E farlo è dura, farlo è. Io ieri ho filmato, e poi mi taccio, spesso veramente dicono che sono promisso. 2 citazioni. Siamo abituati a parlare in pubblico, quindi non abbiamo timore di questi eventi. Volevo dire, io stamattina ho firmato 2 citazioni, per cosa? Perché questo qui che a me fa strano, la politica, cioè il comune di Lucina quando prende in fitto dei locali paga migliaia di euro, fior di migliaia di euro, cioè veramente una roba che è fuori mercato. Quando li concede in fitto sono delle elemosine, cioè 2 locali di proprietà del comune, uno praticamente non pagano da una vita e ci stanno dentro dei sindacati che sono venuti da me ieri l'altro per chiedermi dei locali per la sede degli anziani. E aspetta, questi sono venuti perché vogliono la sede per il centro sociale per gli anziani, perché è stato chiuso perché non era praticamente in sicurezza, e sono venuti i sindacati degli anziani. Cioè io dovevo dire scusate, ma pagate voi il fitto, no? E poi probabilmente con quei soldi riusciamo a pagare quel fitto che dovremmo prendere quelli là. Comunque, al di là di questo, non pagavano nulla, un altro pagava una miseria 80 euro al mese, mentre noi quando prendiamo lo stesso locale paghiamo migliaia di euro. Quando vai a incidere su queste cose qua, a eliminare questi problemi, sembra un pazzo. Sembra, no, ma quelli danno un servizio agli anziani. No, quelli ci fanno un servizio da sempre, a tutti quanti. Cioè, voglio dire, ma di cosa parliamo? Cioè, qua bisogna essere consapevoli di una cosa. Noi abbiamo un obbligo, quello di amministrare il bene delle persone. Cioè, quando vengono delle persone a me a chiederci qualcosa, quello e quello, io non mi dovrei fare manco un problema, perché mica sono soldi miei. E invece no, io non me li faccio i problemi con i miei soldi, ma con quelli degli altri me li devo fare, perché io ho trovato finanche dei decreti ingiuntivi di ristoranti dove sono stati fatti dei pranzi conviviali e manco quelli sanno pagare. Mentre io l'altro giorno che abbiamo fatto un convegno al comune di Lucena, dove sono venuti degli illustri medici da Campobasso a fare un convegno su BLS, sulle tecniche di primo soccorso, devo dire interessantissimo, se volete vi posso mettere in contatto perché è veramente qualcosa di eccezionale, di favoloso. L'unica cosa, gli ho pagato il pranzo, ma ci hanno pagato la sacca mia. Perché se il comune non ha la possibilità di farlo, beh è chiaro che non è che vai là a babbo morto, quello arriva ed è indegno, perché a casa tua se tu inviti una persona a mangiare, beh devi pagarlo quel come, perché o non lo inviti o se no devi pagare manco quello. E allora voglio dire, probabilmente
dopo tante di queste fregature che le persone hanno preso, si sono decise pure a dire andare a fare i nonni, gli zii, per non dire andare a fare qualche altra cosa. Grazie. Un intervento appassionato. Come sempre. Allora, un altro rappresentante più di recente del civismo è sicuramente il sindaco di San Severo. Più di recente lo dico perché insomma, è nota la storia di Francesco Miglio, appartenente al Partito Democratico, e poi a un certo punto alle amministrative decide di uscire fuori, di candidarsi comunque e di provare l'esperienza di sindaco, non solo perché la sua figura riesce anche in qualche modo ad andare, come dire, ad essere al vertice di un ente di secondo livello. Apriamo una parentesi dolorosa sull'ente di secondo livello, la provincia, però insomma la capitanata ha anche il civismo alla provincia, che conferma che poi la forza intorno per eleggerlo c'è stata. Figlio al prodigo da poco, Miglio, diciamo così, perché? Perché e soprattutto qual è l'immediato futuro? Perché insomma, ci sono state anche delle dichiarazioni che andavano nella direzione del Partito Democratico, però poi questa sera è qui. Sì, buonasera innanzitutto, grazie dell'invito dagli organizzatori di questo convegno. Allora, partiamo da un presupposto. Il civismo in capitanata nel biennio 14-15 ha rappresentato un terremoto che nessuno alla vigilia avrebbe preventivato. Questo ha spaventato il mondo della politica tradizionalmente intesa, che si è incominciato a innervosire e a infastidire. Noi stasera diciamo a questo mondo tradizionale, lo diceva poc'anzi Franco Metta, diciamo che devono stare assolutamente tranquilli, perché nessuno di noi intende assediarli, nessuno di noi intende incalzarli. Però ci devono fare una santa cortesia, devono con onestà intellettuale prendere atto, e da questa sera ancor di più, che esiste un civismo in capitanata che esprime tre sindaci, che esprime un presidente e un vicepresidente di provincia, che esprime un autorevole assessore regionale. Con questo mondo devono confrontarsi, e noi oggi stiamo qui a dire siamo pronti a confrontarci senza isterismi e senza pregiudizi. E quindi le arrabbiature e le incazzature del dopo elezioni probabilmente anche da parte loro vanno archiviate. Noi oggi intanto credo la funzione che dobbiamo conferire a questo nostro incontro è quello di formalizzare e stabilire che questo circuito politico-amministrativo esiste. Mentre gli altri parlano di segretari regionali, noi dobbiamo parlare di buone pratiche amministrative. Antonio, poc'anzi Antonio Tutolo, con la sua veemenza e passione ha snocciolato dei problemi al comune di Lucera, che mutatis mutandis ce l'ha il sindaco Metta, con le stesse difficoltà ce l'ha il sindaco di San Severo. Allora noi oggi, non avendo strutture alle spalle, perché siamo nati spontaneamente, portando un cambiamento radicale, io voglio dire, nel mio consiglio comunale, la mia esperienza, la nostra esperienza, tutti quelli che mi hanno sostenuto hanno portato persone ad essere elette non avendo mai fatto politica in precedenza, non avendo mai avuto una militanza storica. Molti altri, mamma santissima, scusatemi, stanno fuori e stanno sbavando di rabbia e non vedono l'ora di mandare a casa questa amministrazione. Penso che a Lucera e Cerignola sia la stessa cosa. Allora noi in questo momento di cambiamento lo dobbiamo consolidare, perché è chiaro, oggi fare il sindaco e fare l'amministratore è difficilissimo. Poi se la compagine amministrativa è una compagine fresca, giovane, fatta di persone nuove che inizialmente inevitabilmente pagano lo scotto dell'inesperienza, bene, oggi questo circuito è essenziale, diventa fondamentale per non far sentire solo Antonio Tutolo, per non far sentire solo Franco Metta, il sindaco di San Severo, il presidente e il vicepresidente della provincia. In questo io credo, e lo dico senza piaggeria, che un ruolo
fondamentale lo debba avere l'assessore regionale, perché guardate, non ci nascondiamo dietro il dito, nelle nostre esperienze amministrative l'interlocuzione istituzionale più importante è quella con la regione. Qualsiasi problematica, che sia del sociale piuttosto che nel mondo agricolo e delle attività produttive, che dell'urbanistica e delle infrastrutture, ha volenti o nolenti un interlocutore che si chiama Regione Puglia. Allora queste buone pratiche amministrative devono essere messe in rete e devono essere riferite rispetto a un esponente che io, vedendolo qui in mezz'ora, ritengo essere civico ed è civico come noi, che deve essere, diciamo, la cassa di risonanza e il punto di riferimento di quelle che sono le nostre aspettative e le nostre richieste. Al mondo dei partiti, concordo con me, state tranquilli, noi non vogliamo, anche perché io ho un'esperienza di partito a differenza di altri, però noi oggi non nasciamo contro un cartello contro, siamo un cartello per spingervi a parlare insieme a noi delle problematiche delle nostre comunità e del nostro territorio, perché spesso la politica locale negli ultimi tempi, per colpa di tutti, ha parlato poco di questioni del territorio e la provincia di Foggia paga un prezzo ancora altissimo per questa assenza e questa latitanza, e oggi si sta tentando di riconquistare uno spazio. Io mi auguro che con questa delega dell'agricoltura e del bilancio si possa riconquistare uno spazio in Regione Puglia, però per colpa di questa latitanza di partiti e gruppi dirigenti autoreferenziali che si preoccupavano di chi doveva essere il segretario provinciale, di chi doveva essere il segretario regionale, e poi sono passati sotto i nostri occhi treni che nessuno di noi se ne accorge perché erano troppo impegnati a parlare nelle stanze piene di fumo di chi doveva fare il segretario e di chi doveva essere messo alla berlina. Oggi devono capire che questo tipo di politica ha fatto il suo tempo, e il civismo in capitanata significa appunto questo, che molte persone, anche con dei trascorsi politici diversi, si siano ritrovati intorno a un comune denominatore, che era quella di rompere le catene di un sistema impantanato, come era quello che dal 94 in poi ha visto il centrodestra e il centrosinistra rimpallarsi e, diciamo, alternarsi al governo delle città proponendo le stesse politiche. Perché poi, scusatemi, se un po' un tono di polemica, perché se ci sono esponenti del centro-sinistra che a San Severo sono fuori dal consiglio comunale, che difendono le scelte assunte dalla precedente amministrazione di centro-destra, bene, a me nasce il sospetto che si era creato un cartello sotterraneo dove si diceva: o governi tu o governo io, comunque ci dobbiamo autoalimentare e dobbiamo fare le stesse cose. Il capitanato ha detto basta, è finita sta storia. Prima c'erano le banche grasse e probabilmente il cittadino si poteva sentire anche rappresentato da questo sistema. Adesso, in tempo di banche non magrissime ma anoressiche, è chiaro, non c'è più tempo di fare questo rimballo. Quindi è evidente, cosa dobbiamo dire più? Se uno che dice di essere del PD, ex consigliere regionale, difende le scelte che ha fatto Savino e che io non ho condiviso, ma quale prova dobbiamo avere più per dimostrare che a San Severo probabilmente c'era un gruppo di potere che era eterogeneo e che andava dall'estrema destra all'estrema sinistra? Oggi sono odiato dagli uni e dagli altri perché questo sistema l'ho rotto, come l'ha rotto a Cerignolo, come l'ha rotto a tutti. Allora è chiaro che questi sono incazzatissimi e sono pronti a qualunque azione pur di porre termine a questa esperienza amministrativa. Però noi, che non abbiamo paura e non siamo conigli, ci metteremo insieme, socializzeremo le buone pratiche amministrative, dovremo insieme con la provincia, per quel poco che ancora può fare, interloquire con la regione e dire a Leo Di Gioia di essere in questo momento, sentirsi responsabile che, come diceva Franco Metta, questa esperienza civica non sia una meteora, ma sia una realtà che si consolida, che dialoga, che non fa polemiche. Noi non vogliamo polemizzare con nessuno. Io sto evitando ogni giorno di polemizzare, nonostante che il tentativo di portarmi nella polemica sia quotidiano e di ora in ora. Però
in questo momento credo che se ci facciamo portare nella polemica ricadiamo pure noi nelle errori degli altri. Allora, nessuna polemica, buone pratiche amministrative e buona interlocuzione politico-istituzionale con la regione. Dopodiché ai partiti, diciamo, con noi vi dovete confrontare, verrà un giorno in cui dovrete accettare l'interlocuzione con Franco Metta, con Miglio, con Di Gioia, con Usmai, con Tutolo, sarà inevitabile, ma fatelo con serenità e arrivateci in maniera tranquilla. E chiudo, è bastato soltanto che il vicepresidente della provincia dicesse in un'intervista di guardare quello che succede nel PD. Litigavano il giorno prima, dopo quell'intervista di colpo erano diventati tutti amici, perché si erano coalizzati, perché vedono in questo gruppo di amministratori e di esponenti politici un pericolo probabilmente per la tenuta delle loro rendite di posizione. Quando qualcuno ha iniziato a gridare, qualche altro a sbraitare, hanno detto no, calma, calma, non vi preoccupate, stiamo dove stiamo, stiamo benissimo, abbiamo tantissimo da fare, tanti problemi da affrontare. Dopo che è venuta fuori questa dichiarazione, hanno ripreso a litigare come prima, in maniera più feroce di prima. E allora, oggi noi diciamo a questo gruppo dirigente che le vecchie logiche sono morte e non le potrà resuscitare nessuno. Chi pensa di poter tornare agli anni del 97-98 allo schema fa un errore. Noi abbiamo però in questo momento la necessità di dare risposta alle aspettative delle nostre comunità. Noi abbiamo avuto tutti quanti un elettorato eterogeneo. Per dirne una, io sono stato votato da un operaio veterocomunista, ma tra i miei elettori c'è anche il figlio dell'ex podestà di San Sergio. Cioè gente che votava Movimento Sociale e gente che votava Partito Comunista. È il mio elettorato. Io oggi non ho problemi a confrontarmi con chi ha percorsi politici diversi dal mio, ma che condivide questa visione e soprattutto ha un unico comune denominatore. Siamo gente per bene, non siamo mestieranti della politica. Se sbagliamo, domani mattina possiamo tornare a fare il nostro lavoro. Forse viviamo meglio, stiamo più tranquilli, abbiamo meno problemi familiari e siamo, diciamo, anche più allegri e più simpatici con gli amici. Però credo che oggi noi iniziamo a scrivere una pagina importante ed è responsabilità di ognuno di noi di scrivere una buona narrazione, un buon libro. Ognuno di noi ha le sue responsabilità, facciamocene carico, ognuno secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità. Grazie. Credo che al momento, la risposta è implicita, dottoressa, credo che in questo momento bisogna consolidare questo circuito, i presenti al tavolo e tutti quanti voi, per far trionfare la buona politica, al di là delle polemiche e dei giochi di poteri contro cui noi ci siamo candidati. Ecco, questo è quello che voglio dire. Quindi in questo momento credo che il PD è sullo sfondo, i partiti sono sullo sfondo, non siamo contro i partiti, però oggi siamo una realtà importante della Capitanata e chiediamo rispetto, rispetto che ci è dovuto dai voti, dei consensi che ognuno di noi sul territorio ha raccolto. Questo sì, lo esigiamo, non possiamo essere apostrofati né come conigli, né come temerari, né come altro, ma abbiamo il rispetto che ci è dovuto dalle nostre persone, ma dal consenso che abbiamo. Credo che questo sia un bon ton politico che qualcuno dovrebbe imparare. Allora, passiamo a Cusmai, perché le conclusioni poi le farà l'assessore Di Gioia, vicepresidente della provincia. L'assessore Cusmai ha un passato profondamente diverso da quello di Francesco Miglio, però siete allo stesso tavolo. Tra l'altro, quando Miglio diceva a me mi ha votato il figlio del podestà e mi ha votato il comunista, e parla di voti trasversali, è la stessa cosa che vediamo qui questa sera, no? Perché il parterre è estremamente trasversale, segno insomma che l'interesse c'è a prescindere dal colore politico e dall'ideologia, se l'ideologia oggi si può ancora parlare. Allora, Cusmai, che cosa la comuna a questo tavolo a Miglio? Tra l'altro lei è stato animatore anche di questa, di questo inizio, e questo che inizio è, di che cosa? Cioè, diciamo, che cosa parte un cantiere, per arrivare dove? Sì, grazie, buonasera a tutti.
Io più che inizio parlo di una tappa, perché noi abbiamo iniziato già diverso tempo fa, diversi anni fa, quando abbiamo capito che la praticabilità o l'impraticabilità rispetto ai contenitori di partito era diventata una quasi impossibile portare le idee, quasi impossibile pensare al territorio, ma si continuava a litigare come ci si continua a litigare adesso per la segreteria cittadina, piuttosto che per la segreteria provinciale, piuttosto che per il posto al Parlamento. Il colpo di grazia, secondo me, rispetto ai partiti, lo hanno dato le leggi elettorali approvate nel 2006, che hanno tolto il diritto di pensiero al cittadino. Da lì è iniziato il declino dei simboli, il declino dei simboli specialmente a livello locale, perché a livello locale si sono bruciati 10 anni a scimmiottare i leader nazionali, non preoccupandosi più delle problematiche di territorio e pensando che poi tanto alla fine, siccome siamo tutti pecoroni e se vince la destra e perde la sinistra, dopo 5 anni vince la sinistra e perde la destra, con questo sistema, ma nemmeno diciamo con un accordo, ma con dandolo per scontato, alla fine si governava e noi abbiamo assistito per 20 anni a chi vinceva e chi governava su scala nazionale locale dar la colpa a chi aveva governato rispetto ai disastri che aveva creato. Questo chiaramente è costato l'Italia, questo è costato, Franco, ai nostri territori che 20 anni fa sicuramente vivevamo meglio, 20 anni fa le comunità venivano amministrate meglio. C'è stata una degenerazione del sistema politico che ha portato a far nascere movimenti nazionali importanti, perché qui noi continuiamo a parlare di destra e di sinistra e ci dimentichiamo che ci sono dei movimenti o partiti che riscuotono il consenso di un cittadino su 4 in Italia, come li vogliamo chiamare, di destra, di sinistra. Cioè noi oggi dobbiamo parlare dei temi della gente, per quello che è di nostra competenza rispetto al ruolo che noi abbiamo. Allora, senza parlare di Obama, senza parlare di quello dove noi non possiamo in questo momento incidere, parliamo di quello che ci riguarda, che è il territorio. Con questo sistema, con questo movimento civico che è iniziato a prendere, diciamo, le luci da Lucera del 2008, con la candidatura di tutto il partito della Pagnotta, perciò c'erano già degli spunti, ma ha avuto il massimo splendore dal 2013 in poi, perché la gente si è, non posso usare un termine forte, si è scocciata di continuare a vedere 4 persone che bisticciano, che sono sempre gli stessi, che hanno avuto tutti i ruoli, tutto hanno fatto e che continuano a fare le vergini del territorio dopo che hanno amministrato tra la prima e la seconda repubblica nel bene ma soprattutto nel male, e oggi magari scrivono su Facebook come se sono le vergini che arrivano magari dalla luna e si permettono di dare consigli a Metta di Cerignola che amministra da 4 mesi piuttosto che a Miglio di San Severo che amministra da 1 anno e mezzo dopo che hanno distrutto le comunità, piuttosto che a Lucera con Tutolo dove ci sono figure importantissime della prima repubblica che hanno buttato i minori nel cesso, Antonio, i minori nel cesso, e poi dei cambi è là e grida vendetta, dovrebbero vergognarsi, come dici tu. Questi continuano a parlare di buona politica dopo che hanno svenduto il territorio e hanno fatto delle cattedrali nel deserto che non sono servite a un cazzo di nessuno. Questo hanno fatto i nostri politici della prima. Noi siamo, adesso ci siamo noi, certo che verremo giudicati se ci hanno votato, perché noi non ci troviamo dove siamo perché abbiamo vinto un concorso. Noi ci troviamo a ricoprire delle cariche in maggioranza o all'opposizione, come succede a me al Comune di Foggia, rispetto a un elettorato che ci ha dato fiducia, rispetto a un elettorato che ci ha dato fiducia ai movimenti civici, perché non ci siamo candidati da una parte per poi passare, noi siamo stati eletti come siamo tutti, in movimenti civici. È chiaro che la riflessione è partita dai partiti, ma la trasformazione c'è stata passando attraverso il consenso elettorale. E mi è piaciuta, ho letto una riflessione di Rino Pezzano rispetto al movimento civico che sposo in pieno. Cioè, cos'è il movimento civico? Perché funziona il movimento civico? Perché il movimento civico è orizzontale,
perché non c'è un capo, perché non c'è chi ti dice solo perché è unto dal Signore tu devi fare così, perché noi ci confrontiamo. E vi dirò un segreto, una cosa che tanta gente non sa: noi ci vogliamo pure bene, noi ci vogliamo pure bene, perché se Antonio mi chiama e ha un problema, io corro da Antonio, perché se Mino mi chiama e ha bisogno pure di farsi una chiacchierata, io ci sono, e viceversa. Questo è il rapporto che c'è tra di noi, non c'è un rapporto che chissà che cosa vogliamo fare, cosa deve fare Leo, cosa deve fare, cosa c'è in testa Guzman. Noi abbiamo in testa la voglia di fare politica, per la quale ci siamo battuti, per la quale ci siamo candidati, per la quale siamo stati eletti, e questo vogliamo portare avanti, e lo stiamo già facendo con i fatti, perciò i partiti con cui non si è aperto un conflitto, basta dire una parola, perché è chiaro che rispetto a una posizione chiara, legittima, non è che ci si nascondiamo, che si è guardato Emiliano rispetto a un personaggio che ci teneva, che noi lo vedevamo come una persona che ci teneva al territorio, e lo ha dimostrato. E poi se lo dimostra, se si mette, vabbè, ma quello c'ha le mille, cazzo, uno difende il territorio e c'ha le mille, non fa niente e non serve a niente. Cioè, comunque la gente che continua a lamentarsi continuerà a lamentarsi e a rompere i coglioni, perché comunque alla fine, se sono capaci, si candidano, prendono i voti e vengono lì, o nei partiti o fuori partiti. Purtroppo si candidano, fra, prendono le botte e vogliono parlare, vengono bocciati dall'elettorato e però vogliono dire loro. Possono continuare a parlare su Facebook, per chi li legge, tanto ognuno di noi ha la sua storia, ha il suo passato e il suo presente, e verrà valutato rispetto a quello che sta facendo e a quello che farà. Rispetto a questo primo appuntamento a Cerignola, laboratorio da sempre della politica degli ultimi 60 anni, parte non la sfida, parte l'organizzazione di un movimento orizzontale che rispetta i territori e che non si mette al comando, non si mette nessuno, e nessuno mai dirà a qualcun altro cosa deve fare, con un sistema di rete dove nel momento in cui c'è da correre rispetto a un problema, dove la provincia può essere importante, che la provincia è vero che si è trasformata, ma la provincia, Franco, utilizzata bene come la stiamo utilizzando, ed è un vanto ed è un orgoglio, perché rispetto alle province come vengono utilizzate in Italia, noi siamo il fiore all'occhiello, Franco, rispetto a quello che ci rende, essendo un ente di raccordo tra i comuni piccoli, perché non esiste solo Cerignola, esiste anche il comune di Celle San Vito, che non sa con chi parlare, Casalnuovo, Castelnuovo, Casalvecchio, comune di 1500 abitanti, dove noi ci siamo, mentre i partiti non ci sono, non ci sono nemmeno i tesserati dei partiti, caro Franco, ma noi ci siamo, se ci chiamano ci siamo. E il dato di oggi rispetto al dato Puglia dell'ANCI, l'ANCI prima parlava del presidente di destra e del vicepresidente di sinistra, oggi si parla del centro-destra, del centro-sinistra e dei civici, perché in Puglia i sindaci che non si riconoscono nei due movimenti sono superiori ai sindaci che si riconoscono in una parte o nell'altra. E stessa cosa è per la provincia di Foggia, se consideriamo tutti i comuni da Celle San Vito a Pestici, dove ci sono dei sindaci che non si considerano né di centrodestra e nemmeno di centrosinistra. Perciò questa è la sfida, ma non la sfida ai partiti, questo è uno stimolo per i partiti, perché se i partiti fanno bene, escono dalle tane, dalle stanze e iniziano a parlare con i territori, noi siamo felici, perché l'obiettivo nostro qual è quello di dare le risposte ai territori, è quello di dare le risposte ai cittadini, è quello che, se noi pensiamo che parlare di trivellazioni è importante, non ci dobbiamo preoccupare che il nostro capo ci dice no alle trivellazioni, non si fanno i referendum. Abbiamo lo stomaco, il coraggio e l'autonomia di affrontare i problemi a cui teniamo in modo aperto, senza dover aspettare il padrone di turno che ci debba dire come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo votare e che cosa dobbiamo dire. Questo è il civismo, la possibilità di dire quello che si pensa, che nei partiti degli ultimi 20 anni, Franco, ci avevano tolto il diritto non di parola, di pensiero un altro po', perché se ti ribellavi eri un pazzo, perché se dicevi la tua eri inaffidabile,
perché se dicevi una cosa no, teniamo alla mano. Questo è successo, secondo me, a tutti quelli che hanno avuto un ruolo nelle istituzioni importanti degli ultimi vent'anni, e questo è stato il motivo per cui tanta gente, senza essere cioè non c'è stata una trattativa tra noi e tutto o tra noi e Metta rispetto che ci si può mettere, che noi se io prendo 5, niente, c'è stato questo movimento, questa adesione spontanea di tanti amministratori che hanno deciso di provare una strada diversa. Certo che è difficile, ma non è vero, Giovanni, che siamo isolati quando si parla del sindaco civico, perché i collegamenti comune, provincia, regione, Stato, ti posso garantire con i fatti che li abbiamo più noi. È la dimostrazione del 2013 quando venne il ministro Giannini, l'unica provincia del sud Italia dove è venuto il ministro della pubblica istruzione è Foggia. È Foggia, perché quando tu hai il coraggio di dire a una persona se non viene non conti più su di me e chiudi il telefono, ti posso garantire che se hai lo stomaco di farlo i risultati si vedono. È l'unico ministro che è salito nello studio di Leo Di Gioia, una cosa fuori dal protocollo. Certo, è un vanto per il nostro territorio, siamo riusciti, non ci siamo mai vantati di queste cose qua, perché se l'obiettivo è il territorio, io non mi devo vantare che viene il ministro a inaugurare, ma penso che sia una cosa bella per il mio territorio se noi riusciamo a fare qualcosa in più rispetto ad altri territori. Non so come chiamarlo, civismo, io lo chiamo avere l'amore per il territorio, ma come ce l'avranno tante persone dei partiti che vivono in Brigliano, che lo vedi che soffrono, però stanno là che non fanno. Allora questa è la sfida, cioè stimolare i partiti con cui noi dialoghiamo. Noi abbiamo vinto in provincia non solo dialogando ma facendo delle alleanze con i movimenti e con i partiti, dialogare per fare in modo che i partiti ridiventino quel motore, quella voglia, quel laboratorio per formare una nuova classe dirigente che possa portare al futuro della nostra provincia, della nostra regione, della nostra bella Italia, un futuro migliore per i nostri figli. Grazie. Allora, due parole del sindaco e poi chiudiamo con l'assessore, perché Franco Metta ha parlato in apertura e ha parlato con tempi europei, diciamo, brevissimo è stato l'intervento. Quindi una tappa, sindaco, una tappa che parte da Foggia, immagino che se la rete poi degli amministratori, da Foggia nel senso come provincia, e poi immagino che se la rete dei numeri degli amministratori sono quelli di cui ha parlato Rosario Cusmai, nulla vieta, anzi credo che poi il passo d'obbligo, e Cusmai mi correggerà se mi sbaglio, il passo d'obbligo sarà quello di allargare poi a livello regionale, cioè si parte da qui per creare qualcosa che abbia un effetto domino. Un flash. Allora, tre giorni fa mi chiama un signore che non conosco, si candida a Ginosa, a sindaco di Ginosa, provincia di Taranto, e chiede il nostro supporto, la nostra presenza, non ti conosce, ha chiesto anche di per andare a Dall'Avana, perché lui si identifica come candidato civico e ha detto di no ai simboli partiti. Tutto è un segnale, è un segnale che viene da un posto, da un posto dove non c'è l'amico, dove uno si informa, dove il telefono chiama, e c'è il successo due giorni fa. Io ringrazio Giovanna della preoccupazione che io sia stato troppo breve, ma l'ho fatto con piacere e sarà ancora più breve adesso perché voglio subito sentire Leo. Una cosa seria è una battuta che come tutte le battute nasconde una verità. Allora, io stasera quel manifesto me lo porto a casa e me lo conservo, perché forse chi più chi meno abbiamo avuto la consapevolezza di vivere una serata importante. Io sono certo che questa sarà una serata storica nella storia politica della nostra provincia. Sono assolutamente certo che quel manifesto sarà domani il modo per ricordare un passaggio che della cui importanza forse nemmeno noi stasera ci rendiamo perfettamente conto.
sono brevissimo perché signori ho da fare, perché come sapete da qualche ora io gestisco una discarica abusiva, quindi il dovere mi chiama, vado a gestire la mia discarica abusiva. Beh, grazie dell'invito, grazie anzi dell'opportunità di coorganizzare questo evento. Io mi scuso per il ritardo legato al fatto che mi sono incrociato con una processione, non so quale fosse il particolare, però siamo entrati dalla parte sbagliata, evidentemente. Da quella giusta, la processione si è sbagliata per arrivare nei termini, ma giusta forse effettivamente per poterci legare a questo evento importante. Bene, mi pare che sia emerso un dato, ma al di là del fatto che ognuno di quelli che hanno parlato ha una caratterialità e un'esuberanza, è emerso un dato, esposto in maniera più o meno chiara per quelli che sono i reali intenti di tutti quanti noi. Noi non siamo nati per differenza, cioè l'idea di fare politica è la cosa che ci accomuna, l'idea di essere persone libere è la cosa che ci accomuna. L'idea di non essersi fermati, nessuno di noi, di essersi fermato di fronte anche ai tanti impedimenti legati a delle dinamiche di partito che spesso abbiamo subito o che non abbiamo condiviso. Questo filo conduttore ognuno lo declina con la propria caratterialità, con la propria capacità di raccontare la realtà, chi più chi meno, con anche un impeto che poi fa parte, ripeto, anche di uno stile di fare politica. Ora, tutti assieme abbiamo un'opportunità, che è quella di costruire qualcosa da fare. Io più che preoccuparmi di quello che fanno gli altri e anche di quelli che sono i dibattiti spesso legati a dinamiche che la gente non comprende, mi chiedo cosa siamo nelle condizioni di fare noi per questa provincia. Quanto tempo questa provincia ha aspettato una classe dirigente che anche a livello regionale fosse in grado di mutare degli equilibri consolidati? Che si sono consolidati non perché esisteva un disegno di qualcuno che orientava la politica regionale altrove, ma perché esisteva un dato oggettivo, cioè il nostro essere molto litigiosi all'interno dei partiti, il nostro essere poco rappresentativi dei territori ma molto degli apparati, ci ha spesso tolto, ha tolto alla nostra vecchia classe dirigente un'autorevolezza che poi di fatto non si è mai tradotta in opportunità per questo territorio. Noi oggi abbiamo una grande chance, quella di avere un presidente della regione che non ha fatto dell'ideologia il suo metodo di lavoro, che quando incontra qualcuno non gli chiede di che partito è, ma gli chiede che cosa sa fare, che cosa può fare, che cosa può fare assieme a lui, quale apporto può dare alle cose che si devono fare in regione. Questa opportunità ci ha consentito, perché all'interno di questo clima che si è costruita la chance per ciò che non è di partito, che può essere post partito, che può essere civico, che si può definire come un sentimento di militanza civica inteso proprio come spirito di servizio per la propria comunità. Questa opportunità è il compito che noi dobbiamo svolgere oggi, declinare in una federazione, in un rapporto stabile, in un qualcosa che ci consenta di confrontarci sulle cose che servono e sulle risposte che possiamo dare. Credo che non ci sia niente di particolarmente sofisticato se non quel modo di riportare alla umanità della politica le cose che vogliamo fare. Quando Rosario dice noi siamo amici, quando Rosario dice noi ci spendiamo l'uno per l'altro, alla fine evoca un qualcosa che in politica spesso non si pratica, al di là dei partiti o meno, cioè la centralità delle persone. Cioè il fatto che la politica si fa per qualcuno, che la politica si esercita per il bene comune, il bene di tutti quelli che ovviamente hanno un'aspettativa, vivono un disagio, vivono una difficoltà. In questo noi, che pure veniamo definiti un'amministrazione di centro-sinistra in regione, siamo molto atipici. La maggior parte dei consiglieri eletti con il presidente Emiliano, ne siamo 9 direttamente dalle sue liste civiche, vengono da una storia di centrodestra. E nessuno di noi ha rinnegato un'identità e nessuno ci ha chiesto di farlo. Ognuno di noi è stato chiamato a dire tu cosa puoi fare. Con questo presupposto
credo che si possa essere molto inclusivi. Io non ho timore delle esperienze diverse dalle mie, ho voluto spendere la nostra capacità elettorale per eleggere un presidente della provincia ed un vicepresidente della provincia che fossero interpreti di questo sentimento. Vedo le tante difficoltà che però abbiamo a far cogliere che in fondo anche il nostro rapporto preferenziale con Emiliano non è un rischio per chi sta nell'apparato e pensa di gestire tramite un simbolo un'esclusività di rapporti. Non è una difficoltà se a Cegnola, a San Severo, si è in grado di poter alzare il telefono, chiamare il presidente e spiegare le ragioni dei presidi ospedalieri. Non è una cosa di cui doversi giustificare col PD o con Forza Italia se a Lucera si è riusciti con una classe dirigente veramente costruita da persone semplici, normali, intendendo per semplici ciò che di più nobile si può dire a qualcuno che non è legato ad interessi, si è costruita una classe dirigente che riesce a far cogliere che il Comune di Lucera probabilmente ha pagato in maniera ingiusta una programmazione negli anni, che ha visto un ospedale che forse era quello più necessario alla nostra provincia ad essere quello che per primo ha avuto tagli, ha avuto poi una riduzione al punto tale da dover essere difeso oggi in quanto presidio delle aree più interne, cioè quindi con una sorta di escamotage che ci consente di poter mantenere un pronto soccorso, che ci consente di fare una battaglia di valori, una battaglia di lealtà verso tanta gente che lì vive. Allora noi non siamo un pericolo per nessuno, noi siamo un'opportunità. Se i partiti, uscendo da una logica assolutamente di quelli che guardano al proprio ombelico, colgono questa chance, noi possiamo costruire un momento di riscatto per l'intera provincia. Se questo non avverrà, probabilmente ce ne saranno tanti altri di civici, in tanti altri comuni che cresceranno nelle contraddizioni che i partiti hanno dimostrato, che cresceranno nelle insoddisfazioni che le persone hanno, che in alcuni casi si manifestano con il voto dei movimenti, quelli tipo Movimento 5 Stelle, ma con un voto di protesta, e in altri casi si canalizzano sul premiare la storia di qualcuno, perché il vantaggio di essere sindaci di un comune è che tutti sanno tutto di tutti, e che se qualcuno arriva a prendere il 60, il 70%, non ci arriva soltanto perché c'è un desiderio di cambiamento, una protesta, ma perché c'è un giudizio su quella che è stata anche la capacità di rendersi liberi di fronte a delle difficoltà. Fatto questo e quindi costruito questo ponte, perché noi siamo persone che non creano muri ma costruiscono ponti, io penso che poi questa federazione che nascerà attorno anche al presidente Emiliano, che darà l'input proprio tramite le sue liste che hanno preso quasi 300.000 voti alle ultime elezioni, noi dovremo interrogarci sul fatto che però alla fine i partiti di per sé servono, cioè le organizzazioni che possano canalizzare le idee, gli ideali, i valori per i quali anche dividersi sono essenziali all'interno del nostro sistema istituzionale. Va recuperata la possibilità di premiare con il voto i nostri eletti, va recuperata la possibilità ai partiti di costruire classe dirigente, non per cooptazione, non scegliendo la persona a me più vicina, ma cercando di scegliere delle persone capaci, cercando di scegliere di far crescere dei giovani che dalla politica possano aspettarsi un futuro migliore. Oggi parlare di politica, io spesso mi trovo quasi a dovermi giustificare per il fatto di essere impegnato politicamente quando andiamo in giro, anche con la famiglia, e qualcuno dice il lavoro, che lavoro fai, che lavoro non fai. Qua ciascuno di noi ha un lavoro, però pro tempore siamo dedicati alla cosa pubblica. Allora questa idea di doversi sentire quasi un difetto per il fatto di fare politica o per il fatto di avere scelto di servire, perché vi posso garantire che fatto con amore, con passione, con disinteresse, è un lavoro molto stressante, io credo che sia qualcosa da combattere culturalmente, e credo che la parte civica intesa come l'amore per il posto dove si è nati, dove si vive, può essere un antidoto a questo che è stato poi il male del nostro sistema istituzionale. Cioè alla fine noi oggi combattiamo per rivendicare alla politica il fatto di poter essere quel meraviglioso strumento attraverso cui cambiare il mondo, attraverso cui donare ai figli, alle persone più giovani, ai ragazzi, non può che essere per i ragazzi la politica, un futuro migliore. Noi paradossalmente oggi viviamo in un mondo nel quale sono
gli adulti, gli anziani, a trasferire o la qualità del reddito, la quantità di reddito, o la speranza di soddisfacimento dei bisogni dei più giovani. Per la storia repubblicana ha sempre invertito questo meccanismo: i bambini, i figli nascevano con la speranza di andare oltre ciò che avevano fatto i propri padri e le proprie mamme. Noi abbiamo questo come traguardo, non la guerra a qualcuno, né ci dobbiamo vergognare per il fatto di avere una visione comune della politica intesa come servizio e del nostro rapporto interpersonale, che io credo sia addirittura più importante poi di tutto quanto il resto. Su questo la nostra provincia, che è stata la prima in termini di consensi elettorali, non solo quella che ha più sindaci che non si rifanno a questi sterili meccanismi di competizione interna che sono oggi quel che resta del sistema dei partiti, ma abbiamo avuto il maggior numero di voti, abbiamo accompagnato il nostro presidente della regione a diventare un presidente che realmente può essere libero dai condizionamenti, proprio perché ha sentito che il suo consenso, al di là di come la si voglia pensare, è stato conferito veramente per un legame al territorio, per un attaccamento al territorio. Questo è il modello che dobbiamo seguire. Questo manifesto probabilmente rimarrà nella storia di ciascuno di noi, perché poi è un atto di umiltà anche quello di sapersi mettere a disposizione degli altri e sapersi individuare come riferimento di altri o viceversa, e quindi sarà il punto di partenza attraverso il quale consolidare questa esperienza per dare a questa provincia una classe dirigente che forse, ripeto, avrà anche un modo di porsi un po' atipico, un po' originale, che fa delle formalità un qualcosa di antico, ma che si relaziona in termini reali, ma che in fondo arriva al cuore dei problemi. E il cuore dei problemi oggi è, credo, essere testimoni di un modo di fare politica e testimoni di un modo di essere persone attaccate alla propria terra. Io penso che quello detto dall'assessore all'agricoltura, poi il richiamo alla terra, è assolutamente un richiamo pertinente, identitario e quasi profetico. Io vi ringrazio perché noi oggi insegniamo alle altre province che c'è una strada alternativa attraverso la quale si possa crescere tutti quanti. Speriamo a breve di rivederci per raccogliere i frutti di questo lavoro. Grazie. Credo che abbiamo chiuso, anche perché tutte le domande sono state assorbite dall'intervento, nel senso che anche il rapporto con il presidente Emiliano rispetto a questa rete che si va a creare ha già risposto lo stesso assessore di Gioia. Nell'attesa di conoscere le altre tappe, di capire come si strutturerà anche questa rete, come si allargherà e come funzionerà anche, ci aggiorniamo, insomma, ci vediamo la prossima volta.